Amici dello Slive, siamo in compagnia del procuratore di Rafa, Joao Santos, insomma l'abbiamo visto ormai spesso e volentieri qui a Verona. Ti chiedo, è rientrato Rafa dopo l'infortunio? Innanzitutto, che infortunio ha avuto Rafa? No, ho un piccolo stiramento e è stato fuori per una settimana, no? Adesso è rientrato molto bene, ha fatto una parata buonissima, no? E buono, seguiamo, il campionato è lungo, vamo a vedere che succede. Ecco, Verona che dopo 6 giornate si trova già a 11 punti. Insomma, vuol dire che la qualità non manca a questa squadra. No, la qualità non manca, principalmente non prende gol, no? Che l'anno scorso il problema era che in tutte le partite prendeva qualche gol. Quest'anno la difesa è più solida con Rafael Márquez, con tutti e due Rafael Márquez, no? E buono, speriamo per bene per Verona. Ascolta, qualche novità di mercato in ottica Verona ce l'hai già? Tu no, lavori tutti i giorni ovviamente, so che col Verona c'è un canale preferenziale. Sì, sì, a 21 di ottobre vado in Brasile, vado a vedere com'è la situazione lì di giocatori, di squadre così, e vado a parlare con il direttore, se il direttore gli piace qualche giocatore potremmo fare a gennaio, no? Ma è un po' prematuro di qualcosa perché il campionato è iniziato adesso e manca i 2-3 mesi, no? L'hai letto la tua esperienza, come ultima cosa ti chiedo Joao, Saviola, non lo stiamo vedendo giocare, secondo te è un problema tattico? No, Saviola è un giocatore valido, il problema è la qualità della squadra oggi, perché se la squadra sta facendo bene, che non gioca è perché no, fa un po' di fatica a entrare. Questo è un problema, non è tattico, non è niente, perché la squadra sta abbondante, diciamo, di qualità. Questo è buono, no? Molto buono. Sì. Grazie Joao. Grazie, ciao.